Senato. Benvenuto a Revolution a Massimo Tata. Benvenuto. Buonasera. Grazie davvero per essere con noi. Buonasera a Revolution a e a regalarci la parte finale di questa lunga chiacchierata su diritti, su doveri, su una parola che è uscita da subito come prima parola per racchiudere la dignità ed è per racchiudere la Costituzione ed era dignità. Esatto. Ma ho visto anche diverse altre parole che ci fanno male e ci fanno bene, dipende come vogliamo interpretarle. Diritti traditi, fanno tutti schifo, mi pare un po' troppo. Popolo sovrano. Sai che devo dire? Devo dire chi sei. Beh. Devo raccontare perché sei legato all'articolo 27. Certamente. E tu quando ti racconti ai ragazzi usi una frase netta. Qual è? Io sono un deterrente, questa è la parola, l'aggettivo preciso con i ragazzi. Quando parlo con loro dico, non dovete essere come me, un deterrente. Tutto qua. E tu dici anche, io sono stato... Sì, vabbè. Io sono stato un omicida. Sì. Io faccio fatica a dirlo. Ti aiuto. Io sono stato condannato ad una pena di reclusione, a una condanna a 25 anni di reclusione appunto per un omicidio volontario. La pena è iniziata nel 1994 ed è finita nel 2012. Non è ammessa la pena di morte, finisce così. Sì. L'articolo 27. Tu la morte la conosci e ne hai fatto la pena per una persona. Sì, la morte è una nostra compagna. Noi la vediamo tutti i giorni, difatti noi non ci mettiamo paura di lei. L'aspettiamo da un momento all'altro che venga. Quando si entra in un carcere, a quanti anni? 28. A 28. E si sa che non si uscirà, se non dopo almeno una ventina più o meno di anni. Come non far morire la testa? Come non far morire i pensieri? Come... Bisogna subito operare una scelta, per cui oziare e non far niente è da abbrutirsi, perché la detenzione, il carcere abbrutisce la dignità, abbrutisce l'uomo, oppure sfruttare ogni opportunità che il carcere riesce a darti e guadagnare, chiamiamolo così, un termine molto crudele, e cercare di guadagnare, perché se... Faccio un esempio, la filosofia del Tao, per cui da ogni male c'è sempre un po' di bene e viceversa. Quindi sfruttare ogni possibilità, dicevo, ogni opportunità che la detenzione ti dà, che può essere la scuola. Possiamo, prima di arrivare all'opportunità, alla possibilità, ci ha ripreso tante volte l'Europa sulla situazione delle carceri italiane. Sì, sovraffollamento è la parola inaccettabile, è la parola che cancella la dignità di chiunque. Cioè la Costituzione forse che ci dice, anche se hai sbagliato, anche se hai commesso la cosa peggiore, però non ti dobbiamo togliere questo, non ti dobbiamo trattare con trattamenti contrari al senso di umanità. Questo dice, e il carcere la mantiene quell'umanità, la rispetta quell'umanità, un carcere sovraffollato, un carcere che com'è un carcere dentro? Allora, un carcere lo immaginate tutti. Però non lo possiamo immaginare fino alla porta che si chiude. Esatto, e lì comincia. Lì comincia tutta la tua opera, tutti i tuoi pensieri, tutto il tuo lavoro interiore. Il carcere sovraffollato è, come te lo posso dire, vedete quei camion sulle autostrade con tutte quelle pecore oppure quei maiali o quelle galline racchiusi? Ecco, un carcere sovraffollato è quello. La dignità non c'è, è persa. Non ci sono opportunità. Non c'è neanche il personale che riesce a creare quella riabilitazione che appunto la Costituzione ti dice nell'articolo 27. Qualcuno pensa che sia giusto così, che sia troppo poco? Beh, pregiudizi ce ne sono tanti. L'incontro tuttora che ho finito. Però
penso che non sanno cosa significhi. Cosa significa? Non sanno cosa significa il carcere. Il carcere è l'anestesia dei sentimenti. Il carcere, oltre alla privazione della libertà, è la privazione di se stessi, del tuo essere umano. E quindi la dignità è l'unica cosa che tu hai e che vorresti mantenere. E si può in un carcere, dentro un carcere italiano? Guarda, devo dire la verità, ultimamente dai dati che abbiamo il carcere non è più così sovraffollato come diciamo nel 2010-2011, calcola che per una capienza di 42.000 posti c'erano detenuti 64.000 persone. Adesso grazie alla politica. Grazie anche al fatto che siamo stati ripresi? Quello sicuramente. Ma comunque, grazie alla politica si è riusciti a trovare delle leggi, delle pene alternative, per cui le persone che devono scontare un residuo pena minore riescono ad uscire magari lavorando oppure facendo delle attività socio, per cui vengono, diciamo, riammessi nella società, cercano di riacquistare la libertà. Rieducare, questa era la parola, no? Sì. Cioè tu, per non morirne, per non far morire la testa e i pensieri, hai acchiappato, dicevi, anche la piccola opportunità, sì, che poteva darti. Che opportunità hai trovato sul tuo rieducarti? Lo studio. Io sono un perito tecnico. Sei diventato esattamente in carcere un perito. Esattamente, ho fatto dei corsi di specializzazione, quindi sono un assemblatore hardware. Non solo, il teatro, lo studio e il teatro riescono ad essere elemento di riabilitazione del detenuto. Il teatro, dicevo, con la creazione di una compagnia, la compagnia Stabile Assai e la casa di reclusione delle Bibbia, con il quale facciamo delle tournée in tutta Italia e grazie alla quale riusciamo a far portare fuori i detenuti che sono nei termini delle pene alternative. Non solo, tu sai, il carcere alla fine restituire, perché uno in carcere restituisce il mal tolto e quindi opere solidarietà, per cui personalmente ho letto Franz Kafka, Lettere al padre, che ho inciso e ho creato un audiolibro che ho donato all'Associazione Nazionale Ceca. E loro, che hanno una privazione, come noi, della libertà e loro della vista, sentono la mia voce e conoscono la Lettera al padre di Kafka. Esattamente. E ora che sei uscito, e ora che, come dici tu, quel mal tolto l'hai pagato fino all'ultimo anno e giorno, sei come tutti gli altri, sei come tutti noi in questo mondo? Assolutamente no. Il mondo è pieno di pregiudizi e a volte anche la politica comporta questo. Il mondo è pieno di pregiudizi, non... Cioè si resta... Cioè noi diciamo ex detenuto. Tu non sei più un ex detenuto adesso, sei scontato tutto, sei... Un ex detenuto. Dovresti essere una persona... Una persona libera, dovrei. Però questi pregiudizi che ha il popolo italiano, che ha la gente, comporta alla negazione di un'attività lavorativa, comporta un esempio banale, guarda, credimi, io appena uscito dal carcere io sono in possesso di diverse patenti perché ero un autista e ho fatto l'esame per il codice abilitazione professionale che serve per portare gli NCC o i taxi, passo l'esame a pieni voti con tanti complimenti dell'ingegnere, vado a regolarizzare la cosa e siccome avevo subito una condanna penale non ho avuto l'iscrizione al ruolo, quindi è una banalità quella che ti ho detto adesso, ma ti fa capire ciò che noi troviamo. Sarai per sempre quello? No, non mi arrendo, non sarà così, vincerò io in qualsiasi modo loro vogliono trattarmi, perché me lo cerco, me lo trovo, me lo creo, un'attività la invento. Tu non hai potuto votare.
Perché un detenuto non può votare, per tutti quei 18 anni non hai potuto votare. Oggi puoi votare? No, assolutamente. Io ho avuto anche una pena accessoria che è l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ma quanto vorrei votare e quanto vorrei dire a questi ragazzi: andate a votare, perché solamente voi potete cambiare l'Italia, solamente voi potete portare con le vostre idee, con i vostri pensieri, le cose su un altro livello. Lo vedete, è qualcosa che non è orribilante, non può più andare avanti così. Quindi non è vero, come diceva l'altro ragazzo Ulisse, era lui, per cui eri, ti astenevi, come hai detto? No, lui vota perché sennò non potrebbe fare lo scrutatore. Ho tradotto in soldoni, ma mi sembra che non in soldoni. Perfetto, era perfetto, quello il concetto, perfetto. Ma non è così, non è così. L'Italia ha bisogno di tutti voi, di tutti noi, di ognuno di voi, di ognuno dei vostri pensieri, di ognuno delle vostre menti, e soprattutto ha bisogno di ognuno, di ogni voto che voi potete dare, perché solo così riusciremo a cambiare tutti quanti. Quanto ti manca la possibilità di votare? Ah, adesso tanto. Tanto perché camminando per strada adesso, sai, dopo essere stato chiuso e senti pochissimo, camminando per strada aguzzi l'udito e senti l'anziano che ti dice si stava meglio quando si stava peggio. E quanto vorrei cambiare le cose, sempre questo spirito solidaristico per cui devo restituire ciò che ho preso. Tu ci credi ancora? Sì.